Romagna mia. Eccoci amici insieme per la terza e non ultima parte del nostro programma. Bellettini, eravamo alla nostra boutique, allora? Sì, allora, prima. Ti do il microfono, io tengo tutto, mostro il materiale. Sì, sia ben chiaro che noi questo non lo vendiamo, né il mare non fa banchetta, però chi fosse interessato ad acquistarla può telefonare al nostro segretario amministrativo Ragionier Castagnoli 0547 28 690, 0547 28 690, e Castagnoli dirà dove possono acquistare questo materiale. Allora tieni il gelato e io faccio vedere le cose. Allora la problema è questo. Io ringrazio l'avvocato che mi dà sempre la possibilità di dire qualche cosina anch'io. Ecco, voi adesso state vedendo la maglia, la maglietta con la Romagna Regione del nostro movimento, che si porta tutta l'estate, si può portare anche d'inverno. Quella, come vedete, è la nostra cavea, è la cavea romagnola. Sulla maglietta, la t-shirt, come si suol dire, si può portare tutta l'estate, anche anche d'inverno, insomma, via. Questa sempre col nostro simbolo, il nostro simbolino di dietro. Questa è una maglietta che tutti noi dovremmo avere e portare d'estate andando al mare, e non solo al mare. D'estate al mare, d'inverno come maglietta della salute. Giusto. Allora, giusto, avvocato. Bene. Cosa abbiamo? E poi abbiamo, avvocato, questo piatto da appendere sempre con lo stesso nostro simbolo della Regione Romagna e la cavea. Quello è stato fatto dalla cooperativa La Romagnola di Rimini per l'inserimento lavorativo dei disabili. Anche questo basta rivolgersi sempre a Bruno Castagnoli, che vi dirà lui come fare. Questo poi, questo che voi vedete adesso ben in grande, è l'adesivo che dobbiamo metterlo tutti sulla propria macchina. Quando andiamo in giro possono vedere che chi va con quella macchina, guida quella macchina, è un romagnolista che crede nella Regione Romagna. Ognuno di voi lo deve avere. Poi adesso l'avvocato vi farà vedere in piccolo la cartolina con il territorio della Romagna storica. Anche questa qui si può mandare agli amici, ai conoscenti, ai parenti, la cartolina con con il territorio della Romagna storica, sempre da mandare a amici, a parenti e conoscenti. Poi, questo è un piccolo quadretto che voi potete appendere in un corridoio o sotto un portico, la nostra cavea con la scritta Regione Romagna. Anche quello non deve mancare. E poi, l'autore di Romagna Mia. E poi quello che voi vedete è la foto di un grande romagnolo, quel romagnolo che da 50 anni a questa parte ci fa pensare, ci fa cantare insieme a lui questa canzone, quella canzone che ha fatto lui, Romagna Mia, che va in giro per l'Italia e per il mondo, e la canzone, adesso fra poco la potrete vedere, eccolo qua, Romagna Mia. Questa è la nostra canzone, è l'inno della nostra terra, che ognuno di noi dobbiamo cantare, e dobbiamo cominciare dai bambini piccoli a fare in modo che la cantino tutti, anche loro. Queste sono piccole cosine che voi, rivolgendovi a Bruno Castagnoli, potrete avere per fare in modo cose, simboli della nostra terra e della nostra Romagna. Viva la Romagna e viva Romagna Mia! Bene, avverto la regia, chi mi sia bloccato il timer, vado a vista. Se per caso possiamo porci rimedio, qualcuno mi dice quanto tempo abbiamo ancora per questa parte di trasmissione. Ci diceva Stefano Onofri che
c'era stata da parte del PD, del segretario del PD, una cauta apertura nei confronti del referendum per la regione Romagna, e la notizia è stata pubblicata anche sul Resto del Carlino e su altri giornali. Premesso questo, credo sia importante conoscere il pensiero dei cittadini. Anche per queste ragioni non temo e non respingo la possibilità che i cittadini si esprimano sulle diverse proposte politiche che i partiti andranno a presentare. Io chiedo al senatore Cappelli e all'onorevole Salvadei di commentare questa uscita ufficiale, direi. Io l'ho letta anch'io sul Carlino qualche giorno fa e sono rimasto fortemente impressionato, dico la verità, perché è la prima volta che un alto dirigente del PD, perché Zoffoli è segretario provinciale, è segretario del circondario di Gesena, e io lo conosco molto bene, fra l'altro è una persona che molto seria, ha fatto il sindaco di Gambettola, l'ha fatto molto bene, e mi ha impressionato perché è la prima volta che un dirigente del PD si esprime così. E io ti ho trovato oltre anche una grande soddisfazione, perché ho detto: vedi un po' che le buone idee col tempo maturano bene e si fanno valere, perché questo secondo me è una grande apertura, e noi dovremmo anche provocare una discussione, a mio avviso, su questo, perché noi abbiamo sempre detto che la Romagna non deve calare dall'alto, ma deve nascere dal basso. Deve nascere attraverso il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione, e abbiamo anche detto che noi siamo dei democratici. Se per caso il referendum fosse negativo, noi chiudiamo il nostro libro, ringraziamo tutti per aver partecipato a questa battaglia e accetteremo il risultato. Credo che su questo, caro Chiesa, nelle prossime trasmissioni noi dovremmo anche invitare ufficialmente questi che ci sono pronunciati, in particolare Zoffoli, a venire nella nostra trasmissione ad esprimere il suo parere e a confrontarci con noi, perché noi sul referendum abbiamo sempre fatto il perno della nostra battaglia. Onorevole Salvadei, in un recente dibattito che si è tenuto in altre emittente, nel quale sono stato invitato, gli esponenti del PD hanno fatto due obiezioni. Il primo, che era quell'obiezione del segretario Zoffoli, dice: d'altronde, quando noi otteniamo la maggioranza nei consigli comunali e nel nostro programma non c'è la Regione Romagna, significa che già indirettamente i cittadini, votando noi, respingono l'idea della Regione Romagna. Un altro ha ribadito, un consigliere regionale, ha detto: quando si è votato contro la devolution, che conteneva anche l'emendamento Calderoli, si è messo una pietra tombale sulla richiesta della Regione Romagna. Cosa risponde a queste due obiezioni? Io rispondo che il sistema democratico non va strumentalizzato a seconda delle proprie convenienze o pretese convenienze, e considero questa sortita di questi dirigenti del massimo partito del nostro territorio, lo considero un po' anche strumentale, insomma. Probabilmente si accorgono che non possono più reggere sulle posizioni che hanno espresso in questi 20 anni, e quindi bisogna che si aggiornino un momentino, non col proposito di risolvere il problema, ma col proposito di tirare avanti, di aspettare tempi forse per loro più favorevoli, che probabilmente non verranno mai, eccetera, eccetera. Io sono d'accordo che si prenda la palla al balzo, invitandoli a sviluppare fino in fondo questo loro punto di vista in contraddittorio di fronte ad
un parterre che sia in condizione numeriche, eccetera, di esprimere. Credo che sia una prova di democrazia importante per noi e per chi crede come noi nel sistema democratico. Parlarci, confrontarci, vedere se le valutazioni che si usano con le stesse parole hanno lo stesso significato ultimo e cercare di tastare il polso definitivo della situazione, perché se sono d'accordo su quello che hanno scritto non possono fermarsi lì. Dopo 20 anni di attese nelle quali hanno negato sempre in ogni occasione, in ogni circostanza, sono persino arrivati a dire che la Romagna non esiste. Sono arrivati a dire che il territorio romagnolo non è un qualche cosa di serio e di consolidato, laddove, amici del vicino territorio di Montecopiolo, io ho documentazione di vostri territori che ricevevano della corrispondenza da antichi amici romagnolisti, scrivendo Montecopiolo fra parentesi Romagna. Sì. Ecco, la più bella dimostrazione di come fosse penetrato e di come fosse presente nell'animo dei romagnoli e degli altri questo sentimento, questa convinzione. Ecco, vengono quindi a confrontarsi con noi in questa battaglia di chiarificazione, vengono a portare le loro ragioni e vengono anche, insomma, proprio a ritenere, a dare un giudizio sui 20 anni che si sono spesi su posizioni contrarie a quelle che si stanno assumendo ora, che è ora poi di farla finita, che se far bene e far male è la stessa cosa, può convenire far male, quindi anche da un punto di vista pedagogico non siamo posti, vogliamo invece da galantuomini romagnoli le cose chiarirle come vanno chiarite. Quindi io mi sentirei stasera qui di rivolgere una preghiera a chi si esprime in questi termini per affrontare con loro e verificare con loro e chiedere poi anche se il tutto si deve fermare a questo punto o se non occorre andare avanti sul piano della realizzazione di queste dichiarazioni. Ecco, farlo di qui perché tutti i cittadini ci siano buoni testimoni della nostra e dell'altrui democraticità. Noi i problemi li abbiamo sempre trattati in mezzo alla gente, in mezzo alla pubblica opinione. Siamo stati dimenticati totalmente e si è cercato con delle furberie, con degli escamotage da 4 soldi di evidenziare che la Romagna non esiste. Ecco, oggi il fatto che si riconosca che esiste e il fatto di chiamarla per nome, eccetera, eccetera, è, la considero, anche una nostra vittoria politica. Bene, pubblicità. Gentili amici, cortesi amiche, ecco la quarta ed ultima parte di questa nostra serata insieme, che andrà in onda, ripeto, su R1 TV, va in onda stasera alle 21.30, ci state vedendo su Video Regione, canale 12. Poi le repliche saranno giovedì alle 22.50 su R1 TV, canale 171, sabato alle 18.50 su Tele Cesena, canale 294, venerdì alle 21.20 canale su Tele Forlì, canale 172, domenica ore 21.20 su Tele Rimini, canale 640, e lunedì alle 18.50 su Tele Ravenna, canale 637. A te il saluto in poesia. Allora, noi faccio parte della compagnia del Cinesico del Giallo, venerdì 11, che era anche la festa dei Becchi, qui a Forlì, rappresenteremo la nostra compagnia per Soldo Signore.
e passò del signore un piccolo tema di quattro righe che dice, no? E signor, fate mondo, va in poesia e con sapere passa due parole. Ma il signor là dopo questo un passò, basta, genè, profumè, come con ste mai vest? E lui che l'ho tutta aperta, per tutti gli sposè e senza corren, che un day andrà da là. Beh, dopo domani che passò, le incorrerate in via, Grazie. Bene, sperando che prima o poi questo prosciutto possa essere iniziato, quando qualche sposo felice e che può vantare la moglie fedele può dire al Signore minza tagliecche par sotto. Bene, andiamo oltre. Allora, il nostro amico Agostino D'Antonio, coordinatore del comitato di Montecopiolo, ecco, ci hai fatto avere qua una fotografia che adesso io chiedo alla regia di Vacino. Un tavolo importante, qui ogni tanto si dice che la Romagna bisogna fare un tavolo sulla Romagna. Cosa è successo in sto tavolo? Qui è stato il giorno in cui abbiamo fatto la seconda manifestazione, perché siamo 1200 ma siamo tenaci. La seconda manifestazione fatta da Ancona, ci hanno con tanto di bara e quindi funerale della democrazia e della Costituzione, ci hanno ricevuto dentro il Presidente del Consiglio regionale Solazzi e l'assessore Canzian, ammettendo pienamente il fatto del ritardo di un parere che non è vincolante, tra l'altro, non è vincolante. Ma è obbligatorio. Ma è obbligatorio, ma non è vincolante, no? Non è un parere che noi abbiamo chiesto con le baionette, non è un referendum fatto con i Kalashnikov, è un diritto sacrosanto dei cittadini. Hanno riconosciuto il fatto che da tanto tempo si comportano veramente male e ci hanno promesso che al ritorno delle ferie avrebbero dato un parere, cosa che non stanno facendo, cosa che assolutamente, e stiamo riorganizzando un'altra manifestazione. Noi siamo tenaci, quindi penso che martedì prossimo siamo giù ancora a protestare nuovamente. Avete fatto la caricatura al presidente, gli avete portato la bara, stavolta sei furtiva, al corni. Tanto che siamo in pericolo. Tutta la favola aspetta, si dice dalle nostre parti. Mario Giulianelli, cosa ci dice allora a chiusura di questo nostro bellissimo incontro? Noi ogni tanto studiamo qualcosina per stuzzicarli, per vedere di tirarli fuori con le buone maniere, democraticamente, cosa che loro non ci sentono proprio. Voi comunque sappiate che il Mar non vi dimentica, non vi ha dimenticato e non vi dimenticherà. Io posso dire, tutti lo hanno fatto i dirigenti, io personalmente per quanto mi riguarda ho parlato con dei deputati estremamente qualificati che ci hanno assicurato che questo referendum prima o poi islavrà da Ingulè. Da qualche parte lo pensiamo anche noi, l'importante è tenere calda la fiamma, questo sicuramente. E io per questa vostra battaglia vi rinnovo il ringraziamento e lo sprone che vi ha fatto il comitato dei comuni dell'Alta Valmarecchia, che vi ha fatto questo augurio e questo sprone. Il percorso sul quale, Onofri, voglio un commento da te. Il percorso della democrazia popolare è più lento e più insicuro di questi antichi mezzi su ruote, perché si vede una vecchia corriera. A quei tempi si poteva segnare un ritardo per un guasto, per una foratura, ma nessuno si sarebbe mai permesso di sbarrare la strada e togliere perfino la stazione pur di non farti arrivare alla meta. Cosa ne dici, Stefano? Rende veramente l'idea di quello che sta accadendo, della gravità di quello che sta accadendo, perché non è il contrario di quello che è previsto dalla Costituzione, che è il nostro, è come la Bibbia. E siccome in democrazia è come la Bibbia. E siccome noi abbiamo un giornale, come si dice, online, sì, che si chiama Romagnol, possiamo inserire questa pagina? Certo, vedremo di inserirla anche sulla pagina di Facebook. Che ricordo le notizie sulla Romagna, allora dai un po' di a diversi strumenti chi vuole avere notizie sulla Romagna.
Prima cosa c'è la nostra segreteria che è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, c'è una mail che è segreteria@regioneromagna.org oppure si può contattarla via telefono allo 0543 27 419, ripeto velocemente 0543 27 419, risponderà la signora Sabrina. Poi abbiamo il sito di cui stiamo ultimando il restyling, sicuramente entro Natale sarà online, noi crediamo anche prima, ma al momento diciamo che sarà il regalo di Natale. Praticamente un parto lunghissimo. Lunghissimo, purtroppo però, sì, però i risultati secondo me saranno molto tempo, esatto, avvocato, è www.regioneromagna.org o se no abbiamo Facebook a cui ci potete trovare, visto che il gruppo purtroppo è stato... per motivi che non abbiamo ancora scoperto, bombardato. Sì, abbiamo creato una nuova pagina. È sparita la nostra pagina da Facebook. Sì, a dire la verità ne sono sparite tante altre e nessuno trova spiegazioni. Abbiamo creato la nuova pagina che è Movimento per l'Autonomia della Romagna Mar, che è sempre, ringrazio Umberto Giordano per l'opera che svolge su questa pagina, sempre molto aggiornato e interessante, consiglio a tutti di visitarla. Bene. E non dice niente del romagnol. Il romagnol come si può avere? Il romagnol trovate sempre, scusatemi, trovate sempre sul movimento, sulla pagina di Facebook, trovate il link per potervi collegare e lo troverete anche sul sito appena tornerà online. Ecco. E quindi su, ti assumi la responsabilità, sì, di sì, inserirlo. Certamente. Perché veramente è un augurio ed uno sprone molto molto bello. Tu oltre per Sol di Signore hai una cosetta veloce. Noi abbiamo avuto un grande erborista che era Zambutin, che si chiamava così perché aveva tutto un libro del monaco francese Jean Boutin, che i romagnoli così per abbreviare hanno soprannominato Zambutin. Jean Boutin. Ma si chiamava Augusto Rotondi, Jean Boutin, Zambutin, e signor Augusto. Tutti lo chiamavano così perché io l'ho conosciuto che era un bambino ed era di un'autorità enorme, ma indovinava tutto, tant'è vero che indovinò anche la moglie di Mussolini, donna Rachele, non sapeva come fare perché aveva dei gran dolori di pancia e andò da lui perché avevano il bar del bersagliere lì vicino e disse ma voi hai good luck in two foss, e non ci credeva nessuno, i dottori non sapevano più come fare e l'ha guarita in 3 giorni. E allora Mussolini gli ha regalato una Duce 500 con la quale lui non sapeva guidare, andava in prima per visitare i malati, al sabato a ballare perché lo era giovane, era ragazzo. Dico solo questo, però ha guarito tutti veramente, io sono stato 10 volte, ero un bambino, e con queste pillole che dava guariva completamente qualsiasi male che uno avesse. Una cosa incredibile. La pillola che si chiama Epcon, il boccon. E perché per finire, l'Afnik, siccome un sfasero preghiere, l'Afnik è mort d'esprit, però come tutti i puretti aveva curé, lui avrà bene i frei, perché lo la fa de ben a tot. Bene. È bello poter ricordare questa gente che si è segnalata per l'amore verso gli altri e il proprio disinteresse. Così umile e morto povero, eppure è stato così importante da essere ricordato ancora con tanta fede. 3.000 persone sono andate al suo funerale. 1950, 25. Bene, allora stiamo volgendo verso il termine, allora sentiamo il nostro Agostino D'Antonio. Un minuto per concludere, un appello, che deve fare un appello, sputare un ospo. Se fosse un ospo sarebbe veramente uno stagno grande, ok? No, noi chiediamo quello che è giusto che sia rispetto alla Costituzione, un parere non vincolante che può essere fatto in qualsiasi momento, in 30 secondi, una cosa veramente banale, perché poi veramente non è, ripeto, non è un referendum fatto democraticamente questo, vinto anche sul territorio comunale oltretutto, quindi è democrazia al massimo grado, è una cosa semplice e banale. Capisco che delle volte le grandi paesi come l'Italia hanno dei grossi problemi, questi problemi qui, come 1200 persone da trattare nello stesso modo con cui è stata trattata la Valmarecchia, anche perché poi chi viene a fare i comizi nella Valmarecchia
dall'Emilia Romagna dice abbiamo vinto, ha vinto la democrazia, ha vinto la vostra volontà popolare, che questi concetti siano applicati anche a Montecopiolo e finalmente si dia un po' di dignità non solo alla nostra volontà popolare ma anche a quei politici che fanno di tutto magari per non darci una mano, per non farci avere la ragione, ecco, anche loro ci vogliono di molta dignità. Poi ripeto, so quali sono i vostri progetti, noi abbiamo votato, sappiate che noi ci siamo sempre. Sì, però voglio dire, il quesito di Montecopiolo in questo momento qui è molto difficile anche in relazione al vostro progetto, perché noi siamo piccoli, voi siete più grandi, noi andiamo in qualsiasi posto dove possiamo avere udienza e vi ringraziamo per questo, non tanto perché i problemi non è che ringraziamo sono, solo per aver visitato il vostro spazio, i diciamo. Problemi non è che sono meno importanti perché sono piccoli. Mi pare fosse Honoré de Balzac che diceva: se in un paese ciascuno pulisse il marciapiede davanti a casa sua, alla fine tutto il paese sarebbe pulito. Certo. Quindi anche i piccoli problemi diventano importanti, perché sommando la soluzione dei piccoli problemi si arriva alla soluzione dei grandi problemi. 30 secondi, onorevole, per salutare i nostri amici. Saluto. 30 secondi, deve dire qualcosa in aggiunta a quello, a questo dibattito? Io devo dire che il discorso grandi comuni, piccoli comuni è un discorso che non... C'è una storia italiana la quale è basata sulle autonomie locali, soprattutto sulle piccole autonomie locali. Io mi sono preso il gusto di andare a guardare i maggiori uomini del Risorgimento italiano, anche politici, se provenivano da una grande località o da una piccola località. Tutta gente che è nata, vissuta e che aveva della proprietà o non l'aveva, in piccolissimi comuni. Ecco che si stanno commettendo anche degli errori oggi che si parla di comuni. Bisogna unificare i servizi, non i comuni. I servizi devono essere unificati per avere una dimensione la quale è economica in definitiva. Eliminati no, perché tutte le volte che eliminiamo un piccolo comune eliminiamo una parte della nostra storia. Bene. Ed è la storia che ha retto fin qui. Se non c'era quel supporto, quell'aiuto, e già difficilmente avremmo superato certe realtà. Grazie. E si conclude così questo nostro incontro con voi, amici telespettatori. A risentirci fra 15 giorni. Complimenti per aver avuto il buon gusto di scegliere questa trasmissione. Grazie agli amici che sono intervenuti a questo nostro salotto. E a tutti il solito saluto e monito: bella, granda, senta, vecchia Romagna, svegget, che si no, it magna, absolut. Sento la nostalgia passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te, Romagna mia.